Ah, che te va a magnà? Oggi il filetto. Oggi vi insegno a fare un filetto perfetto, con un condimento buono ma anche un po' particolare, perché alla fine la carne noi siamo abituati a mangiarla, magari no, però magari durante la settimana si mangiava la fettina così o col sugo. Comunque non abbiamo idee particolari o comunque sfiziose carine per fare la carne, quindi oggi facciamo un filetto con pesto di rucola, pomodorini canditi e mandorle. Molto buono, semplice e veloce. Vediamo gli ingredienti. Rughetta, filetto di manzo, menta, rosmarino, pomodorini, margarina, mandorle, aglio, sale, pepe, olio d'oliva e olio di semi. Pochi ingredienti e semplici. Questa ricetta si divide in tre parti principali. La prima è quella di fare i pomodorini canditi e vi insegnerò a farli in padella. Poi faremo il pesto di rucola e infine cuoceremo il filetto di spalla, perché questo è un filettino di spalla di manzo. Pomodorini canditi si possono fare al forno, ma magari siccome viene l'estate non ci va di accenderlo. Ci vedremo a farli in padella. Olietto. Così, facciamo scaldare e ci mettiamo sale e zucchero e facciamo sciogliere bene bene. Nel frattempo prendiamo i datterino, poi vanno bene anche i pachino, e li andiamo a tagliare a metà. Sono buonissime, presi al mercato stamattina. A me l'odore dell'olio mi piace pure. L'odore dell'olio ti piace? Sì. Ma pensa te, sei un ragazzo particolare comunque. Ma non mi dici che non ti piace l'odore dell'olio. Quello devo bere. Preferisco altri odori. Sì, no, mi piace l'olio, mi piace bere l'olio buono. E poi li andiamo a mettere a testa in giù. Cioè come fischiano? Sì, questi fischiano proprio. Ah, mi è venuta in mente una cosa, mo te faccio vedere un trucchetto figo. Tieni con me in cucina, va. Andiamo. Che l'andiamo a prendere. Che vedete ragazzi, la cucina è bello per questo. Uno inventa, mentre cucina pensa alle cose. I pomodorini, per la mia pasta choué choué, che prima o poi vi farò vedere, gli facciamo vedere la pasta choué choué? Eh no, vedi. Ci metto a volte un po' di aceto balsamico a sfumare, perché fa contrasto col dolce. Mi sta venendo in mente col filetto, la rucola, l'aceto balsamico che sta bene, no? E quindi perché no non usare con un po' di... Eccolo qua, aceto balsamico. Andiamo, va. Aceto balsamico, ecco qua, mettiamo a sfumare leggermente e voi non vedete Josh in questo momento, ma sta guardando dietro per non cascare sotto, è una cosa fantastica. Ok, guarda come vengono bene. Guarda che come sono felici di conoscermi questi fantastici pomodorini. E si stanno iniziando a caramellizzare un pochettino. Adesso bottarella al tagliere e facciamo un bel pesto di rucola, che faremo rimanere bello verde grazie all'utilizzo del ghiaccio come al solito. Rucoletta dentro, olio, bella abbondantina anche qua l'olio. Ricetta leggera, però l'olio usiamolo, no? Pizzico di pepe, pizzico di sale, mandorle o pinoli o nocciole, insomma quello che prepara a voi. Mettiamo però una frutta secca e andiamo a profumare con un po' di menta fresca. Perfetto. Qua giriamo i nostri pomodorini, guarda, vedi, si iniziano a candire bene bene e noi li giriamo. Ok, vedi, si stanno iniziando a appassire e non si sono attaccati, e li facciamo cuocere anche dall'altro lato. Qua, menta, mandorle, rucola, olio, sale, pepe, ghiaccio che ce lo farà rimanere bello verde. 2-3 cubetti, è anche più cremoso, il ghiaccio creerà anche una cremina. Scorza di limone ovviamente, non abbiamo mettuto gli ingredienti, ma si sa che ce la mettono. Così ci vado a mettere pure un po' di succo. Tacchete, perfetto. Frulliamo. E mentre frulliamo mettiamoci pure l'altro olio. Goccio d'acqua se ci serve. Pronti, guardate che bel pesto che abbiamo fatto. In pochissimo tempo, verdissimo, perfetto anche per condire una pasta volendo, mamma, vedete? Mamma mia! Bello, no? Così, semplice. Buono, fresco, leggermente amaro perché la rucoletta è amara. Qua abbiamo i nostri pomodori. Guardali, guardali già. Guarda che belli che sono. E questo è proprio il momento di andare ad aggiungere un goccino di aceto balsamico che deglassa un po' la padella e dà questo tocco di acidità che contrasta un po' il dolce. E qua voi ci mettete uno spaghetto, non mettete lo zucchero prima, ma ci ripassate uno spaghetto con un po' di pecorino e andate proprio in estasi. Un po' di pomodori li metteremo pure crudi, perché bisogna giocare con le consistenze e con gli ingredienti che abbiamo. Un po' di rucola la mettiamo sopra, vi faccio divertire, insomma con un piatto molto semplice. Oh, siamo quasi pronti, Giorgio, ti rendi conto? Quasi pronti! Guarda. Quasi pronti, pomodorino, guarda quanto è bello, no, guarda quanto è bello, sembra fatto al forno, eh? Sembrava al forno, invece è fatto in padella. Damo una bottarella alla padella e iniziamo a cuocere la carne
che ovviamente abbiamo lasciato fuori dal frigo per almeno un'oretta. La carne quando si cuoce non deve essere fredda del frigo, perché se la volete al sangue la dovete lasciare un po' fuori dal frigo, perché così si girerà fuori, ma quando sarà dentro bella rossa non sarà fredda. Se invece la lasciate in frigo e la sigillate fuori, beverà sia al sangue ma sarà fredda e immangiabile. Hai capito? Mi piace salare la carne prima, c'è sta grande diatriba prima, dopo, durante. Basta che la sali la carne. Io non sono d'accordo a salarla troppo prima, cioè se la sali un'ora prima fa uscire liquidi dalla carne e non è una cosa bella, no? Ma se la sali prima di metterla in cottura, secondo me non c'è nessun problema. Cerchiamo di dare un po' la forma al nostro filettino con le mani, vedete, di non schiacciarlo, di farlo bello compatto, così che rimarrà questa forma poi quando lo andiamo a mettere in cottura. Non metto il pepe invece, però, perché quando cuoci la carne a alta temperatura col pepe rischieremmo proprio di bruciarlo sto pepe, invece no, il pepe lo mettiamo dopo. Olio in questo caso lo uso di semi, perché siccome si rischia di far superare all'olio il punto di fumo quando si cuoce la carne a alta temperatura, meglio non far superare il punto di fumo all'olio, comunque sia fa male, staremo attenti, ma meglio non far superare il punto di fumo all'olio extravergine d'oliva, semplicemente perché l'olio extravergine d'oliva, pur avendo un punto di fumo più alto dell'olio di semi, si deteriora più facilmente e quindi potrebbe puzzare, e noi non volevamo puzzare di olio bruciato. Capito, Gio? Sono stato chiaro. Sono stato chiaro? Intanto stavo bevendo un goccetto di rosé, i miei amici, cantina Leuci, Cisaria, buono. Ti lascio un goccio? Basta di sì o no, eh? Va bene, lo assaggio volentieri. Cioè, falla assaggiare pure a Marco. Sì, buon goccio, ma no? A chi ce l'ho male? Eccoci. E questo è il rumore che noi vogliamo sentire. Basteranno 2 minuti per lato, 2 minuti e mezzo per lato, tempo di fare una bella crosticina. Guarda che crosticina! Mamma mia! Guarda che crosticina bellissima! Adesso un altri 2 minuti e mezzo all'altro lato, sigilliamo anche i lati invece li sigilliamo un minutino, che sono più piccolini, e dopo nappiamo con un po' di aglio, rosmarino, io ci metto la margherina, va bene anche il burro. Un po' francesi diventiamo all'ultimo proprio. Quindi stiamo finendo di farci i lati belli croccanti e adesso andiamo a napparlo, fino di cuocere con un grasso. Perché? Perché l'olio sigilla, invece la margarina, il burro di cocco, il burro, cioè si fa col burro, vanno a penetrare dentro il filetto e a cuocerlo bene, capito? È un grasso che penetra e cuoce dentro. E gli diamo giusto questo aroma l'ultimo minutino, gli ultimi 2 minutini. Aglietto, eccolo qua, ce lo prepariamo, 3 spicchietti interi, rosmarino e margarina. Allora, guardate che facciamo, togliamo il filettino un secondino. Eccoci qua, bellissimo, stupendo, guarda come si è rosolato bene da tutti i lati, perfetto. Pulitina alla padella, eccoci qua, perfetto. Andiamo a mettere la nostra margarina, aglio, rosmarino, adesso possiamo mettere un po' di pepe, che cavolo ne so, c'ho la salvia, abbiamo un po' di timo limone che sta qua, che ci sta bene, timo limone, eccoci, perfetto. Lo facciamo diventare spumeggiante e mettiamo il nostro filettino. Guarda, guarda, senti che profumo, senti Gio? Mamma mia. Lo senti, ma? Hai fatto così, Marco. Marco è muto, Che tutte le donne non so come te, invece no, portami là, portami di qua, fammi questo, fammi quello. Perfetto. Filettino. E via col nap. E si nappa all'ultimo, però, vedi? Senti il profumino dell'aglio, quanto è buono. Mamma mia. Vedi, sta diventando spumeggiante. 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 E adesso lo facciamo riposare un paio di minuti. Perché? Perché quando cuociamo la carne, ragazzi, bisogna far poi rilassare i succhi all'interno, ridistribuirsi all'interno del filetto. Se cuociamo la carne e la tagliamo subito, rischiamo che i liquidi escano da tutto il sangue. E quindi, oltre a non far seccare la carne perché uscirà il liquido, a non far riempire il nostro tagliere di sangue, non avremo neanche il sangue nel piatto, perché se mettiamo una cosa, sangue non entra nel piatto, lo va a perdere e non è poi invitante, no? Invece guardate qua, eccolo, guardate, guardate il burro come spumeggiante a questo punto. Questo è quello che vogliamo. Guarda, guarda, ripresa per Marco.
guardate come dobbiamo farlo riposare. Due forchette, il filettino sopra, così i liquidi in eccesso scendono. 2 minuti. Altro motivo per il quale non bisogna cuocere la carne fredda, perché adesso la facciamo riposare 2 minuti. Immaginate se già fosse fredda all'interno, in più la facciamo riposare 2 minuti che si è fredda fuori, se mangiamo la carne fredda. Ci siamo, caro? Ti faccio vedere intanto che guarda, vedi? Ah, vedi? Vedi il liquidino che ha rilasciato? Perfetto. Adesso ce l'andiamo a affettare. Sei pronto per la magia? Mamma mia. Sei pronto per la magia? Mamma mia. Sono spettacolo. Guarda la cottura. Badami alla cottura. Filettino di spalla questo qua, eh. Ma state vediamo o non stiate vedendo? Guarda qua. Questo tempo che si rilassa un attimo, diventa ancora più al sangue, ti sembrerà. E vedete? Oltre all'umidità del filetto stesso, non abbiamo lasciato sangue, zero. Adesso impiattiamo. Piatto come al solito che te vuoi mangiare, perché ormai verde come il pesto e come la speranza. Che Joshua mi lasci sta. Ecco. Mettiamo sul fondo. Link in bio. Mettiamo sul fondo così. Eccolo qua. Stendiamo bene. Guarda, vedi? Ti sembra già più rosso, guarda, guarda. Oh, oh. Te l'ho detto, non me l'hai detto. La carne è così. 1, 2, 3 e 4. Così. Andiamo ad aggiungere i nostri pomodorini che abbiamo candito prima. Eccoci qua. Guarda, diamogli amore proprio a sto piatto, capito? Curiamolo bene nell'impiattamento, perché è molto semplice, ma impiattato bene ci viene un effetto fantastico. Andiamo a mettere un po' di rucoletta. Così. Ci andiamo a mettere un po' di menta, qualche fogliolina di queste piccole, per ricordare che ce l'abbiamo messa. E infine mi piace dare proprio un po' di croccantezza con delle mandorle appena proprio scagliate, così. E adesso questo piattino, siccome sono sempre educato e carino con Joshua, anche se non dovrei esserlo, lo lascio qua. Go. Io lo assaggio da qui. Yeah. Mi faccio una bruschettina. Che comunque. Mi faccio una bruschettina. Che te lo dica fa? Morbido, succoso, saporito. Proprio come noi. Buono ragazzi. Mi raccomando, provate questa ricetta soprattutto per l'estate, perché è fresca, è buona, è salutare, commentate, mettete mi piace, attivate la campanella e poi fatemi sapere cosa volete vedere nella prossima ricetta.